Si mette sempre peggio per il GF VIP 7 e Alfonso Signorini. Una richiesta shock è adesso pervenuta dall'esterno della casa ed è arrivata da un personaggio molto noto. La persona in questione ha praticamente chiesto la testa di tutti i concorrenti, alla luce di quanto successo recentemente con l'uscita di scena di Marco Bellavia dopo che è stato praticamente bullizzato da alcuni vipponi. Tantissimi utenti avevano già chiesto la squalifica di molti di loro, ma finora solo Ginevra Lamborghini ha subito questa pena. Ma al GF VIP 7 condotto da Alfonso Signorini non sono accadute solo cose brutte. Nelle ultime ore è scattato un bacio tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La pagina ufficiale del GF VIP 7, sul suo profilo Instagram, ha commentato, "E bacio fu". E anche altri utenti sono sembrati molto felici di questo. Messaggi contrastanti da parte degli utenti, si vede benissimo che è un mezzo limone, finalmente il bacio, ragà, è solo sulla guancia, no, non è assolutamente sulla guancia. GF VIP 7, ad Alfonso Signorini la richiesta shock di Rocco Siffredi. Dopo che Marco Bellavia ha subito di tutto ed è stato costretto ad abbandonare il GF VIP 7. Alfonso Signorini ha ricevuto tante proposte dal pubblico e alcune di queste sono state molto drastiche. Stessa cosa è avvenuta adesso da parte di un VIP, che ha deciso di scrivere un post sul social network Twitter. Tra l'altro, come ha ricordato il sito Gossip TV, a rischio eliminazione nel reality show ci sarebbe ora Mauraes Perez, il quale si sarebbe reso artefice di una bestemmia. Ma su questo scopriremo tutto nella prossima puntata. A criticare duramente i concorrenti del GF VIP 7 è stato Rocco Siffredi, ciò che si è verificato al GF VIP nei confronti di Marco è inaudito. La cosa migliore sarebbe chiudere baracca e riformare il cast, non è questa la televisione che si meritano gli italiani. E sotto il suo messaggio social sono apparse queste reazioni degli internauti, esatto, e se lo dice Rocco, vorrà pur dire qualcosa, duro ma giusto, io chiuderei la baracca senza riaprirla proprio. Un programma così non lascia nulla di buono. Proprio nulla. Parlando di Rocco Siffredi, l'attore e regista di film per adulti è molto noto anche nel mondo della televisione. L'anno scorso è stato un concorrente del programma Named Tune, Indovina la canzone, mentre nel 2018 è stato ospite di Guess My Age, Indovina l'età. Nel 2015 era stato ospite speciale del Grande Fratello 14,